Allora, io parto salutando, però vedo che c'è già. Sì, oggi siamo attrezzati. Ciao! Buonasera a tutti. Come va? Bene. Siamo tornati finalmente a fare le dirette, era un po' che non le facevamo. Io tra l'altro so che Pasquale è spesso e volentieri, perché tu non lo scrivi sempre, però noi dal computer qua si vede chi sta seguendo la chat. E ogni tanto tu zitto zitto te li guardi le dirette. Perché noi facciamo le dirette da un po' ormai. Beh, comunque, piacere di avervi qua. Si chiamano The Ever Evolving Duo più due, giusto? Sì. Perché siete voi due? Sì, allora, Più due The Ever scappati di Evolving casa. Duo parte da noi due, quindi Pasquale e io, e i nostri plus two stasera. Tra l'altro sono due plus two di un certo Plus livello. two, Io me ne ricordo plus questi due two, plus two. Li ho già visti. Benissimo. Va bene, non vi lascio continuare il concerto. Continuiamo dopo. sì. Viva. Ok. Dico due cose, Vai, vai. giusto? Il primo pezzo si intitola Gently Disturbed ed è un pezzo scritto dal contrabbassista israeliano Avishai Cohen, su cui io ho deciso di metterci un testo. Quello che segue invece lo lascio presentare a Pasquale. Eh sì. Non è microfono, giusto. Ottima Te lo passo. Ah, Infatti, ma poi si gesti. sente. Si sente lo stesso? No? Sì. Sì. Devo parlare qua vicino. Allora, il prossimo Questa pezzo. non l'avevo mai vista comunque, questa non è male. Mi sento anche un po' così a parlare contro un pianoforte. Comunque, il prossimo pezzo si intitola Foelskjeld, che è una parola danese che vuol dire, è una di quelle famose parole intraducibili che ci sono nelle varie lingue, ed è la parola che descrive la sensazione di avere le farfalle nello stomaco quando ti stai innamorando. Bellissimo. Yes.
Grazie. Ne approfitterei per presentare i musicisti, che cosa che non ho fatto prima, sì. Che non abbiamo fatto prima, giusto? Ci sta. Non so, certo. Ascolta. Sei impallata l'immagine con tipo la mia faccia, così che va bene uguale. Non so, vabbè, oh, si può toccare niente qua. Vabbè. Pasquale Rinaldi al pianoforte. Martina Di Roma alla voce. Pascal Garro alla batteria. E poi c'è Peppo Han al basso. Che ormai... Proviamo? Prova. Prova di nuovo. Ok, ce l'abbiamo fatta, forse. Ci terrei a ringraziarli fortissimo, Pasquale e Giuseppe, perché stasera veramente ci hanno salvati, perché pian pianino ci stavamo decimando uno a uno. Quindi, sì, diciamo sì. Che ci sono state varie ed eventuali. Si avvicina al microfono, che se lo ricorda che deve fare questa. No, e soprattutto in realtà la cosa che... L'idea è poi del progetto... questo duo più due, o poi potrebbe essere uno, tre, dieci, in realtà era proprio quella di poi provare a collaborare con diversi musicisti e fare in modo che non fossero sempre gli stessi. Quindi in questo caso ovviamente ci sono state circostanze fortuite che ci hanno portato a suonare adesso con Pasquale, con Giuseppe, però in realtà è anche la cosa bella, è che comunque il senso proprio del progetto è stato questo. E poi, come ho già detto a Pasquale stamattina, l'emozione di suonare un concerto a Milano e essere due persone, si chiamano Pasquale, nello stesso gruppo... Non è da poco, applauso. Mai successo, ma potrebbe non accadere più. Ma sì, abbiamo detto abbastanza. Vabbè, introduco il prossimo pezzo, che è un pezzo scritto da me, si intitola Blurred. Uno di quei pezzi che veramente ha visto 10.000 versioni e stasera è arrivata alla finale, quindi Blurred. Now and then I have these moments I can't escape from my mind. These thoughts, they won't leave me, they won't leave me alone. It's like a cycle that I can't stop. It's just a cycle. No.
Grazie. Faccio una piccola... stasera i pezzi saranno tutti pezzi nostri, pezzi originali, di cui alcuni vedono la luce proprio stasera, tipo Blurred. Tranne appunto il pezzo di introduzione che era Gently Disturbed. Il prossimo pezzo è un pezzo di Pasquale, quindi a te. Pasquale è lui? Pasquale è lui? Pasquale è tu? Non so te. Pasquale. Ma dico solo, dico il semplicemente titolo. Che questo pezzo si intitola Breathe e basta. Non c'è nient'altro da dire. Thank you.
Oh,
thunder breaks a silence cloud in my head. My heart is aching, ready to explode. The sound of fear again, filling my brain with worries. I am touching the sky, flaking around. Everything tumbles down. A thunder breaks a silence. Martina di Roma alla voce. E fammi fare un applauso di nuovo. Grazie, grazie. Let it.
doesn't know the time flies. Grazie. Ci ripetete il nome di questo pezzo? Questo non l'avevo presentato. Ah, ok. Ok, fatti. Si chiama Butterfly, è un pezzo che ho scritto io. Yeah. Questo, insomma. Tra l'altro stavo pensando una cosa molto, molto seria, che sì. Il batterista è napoletano, il bassista è siciliano, il pianista è pugliese, è Martina di Roma. Pensa te. Questa è per te, questa è per Peppuani, questa è tua. Scusate. Anni, ma quanto l'ho pensata? Mamma mia. Sì. Mamma mia, scusate. Allora, il prossimo pezzo in realtà è un pezzo che scritto da Daniele Patton, che sarebbe stato il nostro batterista che... ahimè, questa sera non c'è stato. Quindi prima di tutto lo salutiamo, perché in realtà aveva detto che ci avrebbe seguito da Twitch, quindi ciao Daniele. Su, te lo dico subito, aspetta. C'è, se non c'è è male. Non lo so, perché sono dei nomi strani. Comunque potrebbe non esserci. Sarebbe molto divertente. Il pezzo si intitola Open That Window e... parla in realtà di una cosa a noi vicina, perché al giorno d'oggi siamo tanto sui social senza viverci la vita reale, e quindi il pezzo di Daniele è questa speranza di voler aprire la finestra della vita reale, quindi uscire dagli schemi. E mi sta chiamando, quindi... Incredibile. Quindi vuol dire che è uno tra giovani... Ciao Daniele, guarda che sei in viva voce. Questa non era normale. Vuoi dire qualcosa sul tuo pezzo? Perché vedo tutto in ritardo, però vabbè, non sento, ragazzi. Vuoi dire qualcosa? Ah, adesso gli è arrivata. No, è caduto, che okay, basta. Niente. Che bello. Va bene. E quindi speriamo di essere apprezzati stavolta con Open That Window. Da Daniele soprattutto. There's a place where time's ticking fast, trapped inside a strange world, into a cage lives a little person. Thank you.
take a step and there beyond that wind, running away from that life, realize there's someone who's waiting for them to come outside and play, calling to be brave enough to take a step. Ciao Daniele, speriamo di essere stati bravi. Sembra che sia morto. C'è un po' una vibe da... Ci guarda da... Ci guarda da lassù, un po' quella... Da più a nord è... E infatti è sempre più a nord di noi, quindi... Prendiamo il microfono. Mi sa che non viene a venire. Sa, yes. Allora, è fortissimo da qua. Siamo arrivati all'ultimo pezzo. No, esatto. A meno che non chiediate poi un bis, ovviamente. Sarà ovviamente per noi una sorpresa incredibile, però... Allora, vabbè, innanzitutto volevo prendermi due minuti per ringraziare Giuseppe Pasquale che hanno deciso di aiutarci per questa cosa e oltre al fatto sono stati super disponibili, super gentili e soprattutto sono due musicisti incredibili e quindi è stato un piacere per noi suonare con loro. Ok, l'ultimo pezzo lo presento brevemente, si chiama The End, quindi ovviamente è un pezzo che fa parte di un progetto che ho scritto per la mia tesi di master un anno fa, che è un progetto interamente dedicato a un libro che è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, per cui ho scritto una serie di brani dedicati tutti a questo libro. E spero e cercherò ovviamente di registrare a breve tutto quanto e di poter presentare il progetto integrale. Per ora presento questo brano che ovviamente parla della fine del libro. Se non l'avete letto non ve la dico, così non ve lo spoiler. E niente, noi siamo The Ever Evolving Duo più due, Martina di Roma, Pasquale Guarro, Giuseppe Lagrutta, io sono Pasquale Rinaldi. E grazie a John, a Federico e a tutta la quartiere dei Miracoli per averci, grazie a voi per averci ospitato qua. Era già lì. Thank you.
Pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonio acabará de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos será irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Pasquale Rinaldi al pianoforte, raga. Pascal Garro alla batteria, il mio francese preferito. Pepuan la grutta al basso elettrico. E Martina Di Roma la voce. E adesso vogliamo il bis. E adesso vogliamo il bis. Se proprio ci cogliete completamente la impreparati, no. Ovviamente.
So